ricordo quella ragazza perché dal 24 al 30 giugno scrittori, giornalisti, artisti, attori e poeti arriveranno a Fano per Passaggi Festival. L'edizione 2019, ideata e diretta da Giovanni Belfiori, si arricchisce di contenuti e rassegne incentrate sul tema C'era una volta in Europa, grazie al lavoro del comitato scientifico presieduto da Nando Dalla Chiesa. Il tema quest'anno sarà l'Europa e quindi da più angolazioni sentiremo quale sarà il futuro di questo continente. Il Novecento è stato il secolo in cui l'Europa ha avuto una predominanza, un'egemonia culturale in tutto il mondo. Questa egemonia viene messa in discussione. Dal pomeriggio fino a mezzanotte la città adriatica tornerà ad essere la capitale dei libri vista mare. Dalla piazza 20 settembre al mare, dal Pincio alla chiesa di San Francesco, numerosi libri invadranno questi luoghi della città. Oltre a numerose mostre d'arte e di fotografia, incontri con la scienza, i workshop e tanto altro ancora. Ma quest'anno ci apriremo anche alla narrativa, perché porteremo a Fano quattro autori, tre balcanici, un montenegrino, una bulgara e un albanese e un autore italiano che è Lorenzo Pavolini. I premi del festival saranno assegnati quest'anno a due ospiti di eccezione, l'ideatore e conduttore del programma televisivo Presa Diretta, Riccardo Iacona, conferendogli giovedì 27 giugno il premio Andrea Barbato, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti, mentre domenica 30 giugno lo psicanalista Massimo Recalcati ritirerà il premio Passaggi 2019, riconoscimento conferito a una personalità distinta per l'attività di saggistica e per la sua figura morale. Sì, è un momento veramente importante, che anche il programma di quest'anno è molto ricco, interessante, ma che in qualche modo si contamina anche con i percorsi di bellezza che la città sta facendo. Passaggi Festival, come dicevo, è un evento che sta diventando sempre più anche un momento di promozione per la nostra città, quindi torno a rinnovare il ringraziamento all'organizzazione e la soddisfazione per questo connubio su cui l'amministrazione ha creduto molto sin dal primo momento.